Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. So che non mi faccio sentire da molto, però ho avuto diversi impegni e non sono riuscito a fare video. Oggi parleremo di Gardaland. Sono stato a Gardaland in questo ultimo periodo, in questa stagione, con l'avvenire appunto dell'apertura di Jumanji, The Adventure, che penso che principalmente il 90% dell'Italia l'abbia già fatto. Comunque, chi non l'ha ancora fatto, questa praticamente è la mia recensione. Allora, per quanto riguarda la struttura, devo dire che sono riusciti più o meno a rimodernizzarla. Nel senso che chi non lo sapesse, la struttura dove è stato fatto Jumanji è la vecchia struttura di Ramses il Risveglio, che era anche la vecchia struttura di la Valle dei Re, aperta negli anni, mi sembra, 90. Per quanto riguarda l'interno, il pre-show e tutto quello che c'è da scoprire e da sapere all'inizio dell'attrazione, diciamo che è più o meno bene strutturato, cioè l'ambientazione c'è, soltanto che quando si entra, almeno quando ci sono stato io, poi non so se hanno risolto questa cosa. Appena si entra per, diciamo, accedere alla coda per poi accedere all'attrazione, appena tirate sullo sguardo si vede tutto il tetto, tutta la struttura in acciaio così, e di fianco ci sono tutte le pareti di legno per fare a tema Jumanji. Questa cosa ci sta veramente male perché io comunque va bene la tempistica, va bene il budget. Però quanto costava anche mettere un tetto di legno così proprio alla cazzo, cioè piuttosto mettilo alla cazzo, ma non metterlo è ancora peggio. Nel senso, io come cliente, se è un'apertura del 2022 ed è un'attrazione che sto aspettando da praticamente un botto di mesi, perdo quell'euforia. Per quanto riguarda l'attrazione in sé, diciamo, il pre-show è stato molto bello perché c'è questo muro che va a destra, ok? Fa una traslazione a destra, per poi accedere allo schermo con la proiezione, che anche lì, se si gira lo sguardo indietro, si vede il proiettore e non è molto bello. Cioè, nel senso, io avrei messo una figura, tipo, non so, un sole, un qualcosa a tema Jumanji che coprisse il proiettore. Per quanto riguarda invece il filmato del pre-show, è stato abbastanza bello perché è misto tra italiano e inglese ed è una cosa molto bella perché Gardaland è visitato da tutto il mondo e ricordiamoci che la lingua più parlata è l'inglese, quindi appunto ci sta come cosa. Il resto della Dark Ride penso che vi metterò qualche video così che. Purtroppo non è mio perché non sono riuscito a registrare, perché appunto l'ho fatta per la prima volta, quindi volevo un attimo godermela. Se rifarò naturalmente l'attrazione, vi farò anche un video per farvi vedere il tutto. E niente, per quanto riguarda l'attrazione in sé, diciamo che è più o meno ben strutturata, soltanto alcuni problemini che, diciamo, la rendono tipo come se io lanciassi un dado e mi dovesse andare bene, ok, quello che faccio. Invece no, cioè nel senso io ogni volta che faccio l'attrazione deve andare bene per godermela. Invece no, perché è capitato per esempio l'ippopotamo che dovrebbe partire da giù e poi mentre sale dovrebbe aprire la bocca. Invece a me è capitato che era già su, ok? Il meccanismo era già su. Non a caso, chi non lo sapesse, in questi ultimi giorni della stagione, che penso anche Gardaland sia chiuso, in questi ultimi giorni chi ci è andato ha potuto scoprire che l'ippopotamo è stato rimosso. Chissà se nella prossima stagione l'attrazione verrà completamente riparata, perché aveva un botto di problemi, aveva veramente pochissimi mesi di vita. Ed è veramente una cosa orribile pensarla, perché diciamo appena aperta già aveva problemi. La storyline così è abbastanza ben fatta, però gli schermi si vedono che sono schermi, cioè dovevate un po' ricoprirli e così via. Quindi su questa cosa è un po' da lavorarci parecchio. Gli animatronics abbastanza ben fatti, non ce ne sono moltissime, più che altro tutto schermo. Si vede che Gardaland non ha avuto il budget per
per, diciamo, implementare più animatronics all'interno dell'attrazione, che sarebbe anche stato abbastanza figo vedere abbastanza animatronics. E ho provato anche Raptor abbastanza fluida, mi sono abbastanza preso la strizza, perché, diciamo, soffrendo di vertigini, potete già capire come mi potevo sentire. Il cervello, da che ce l'avevo così, me lo sono ritrovato così. Ho provato anche Mammut è un pochino più leggera, ci stava. Poi ho provato Colorado Boat, anche quello là molto bella. E poi ho provato Fuga dall'Atlantide. Diciamo che le attrazioni sono rimaste un pochino le stesse, cioè Fuga dall'Atlantide, Colorado Boat e tutte le altre non le hanno mai cambiate, mai. Che non ci sta come cosa, perché modestamente, se farebbero una modifica, diciamo, al tracciato o aggiungessero qualcosa, non sarebbe male. Jumanji, non sono rimasto soddisfatto. Non sono rimasto soddisfatto perché pensavo che era un qualcosa di meglio. Invece è proprio un'attrazione che dura 5 minuti netti, cioè 5 minuti contati, ma forse anche di meno. Quindi, boh, per questa attrazione, per questa stagione, non penso ne valga la pena andare a pagare Gardaland soltanto per andare a fare Jumanji. E mi dispiace dirlo, perché appunto Gardaland è veramente un'attrazione a livello mondiale. Quindi, boh, che faccia ste figure, conoscendoli, non è molto bello. Questa è stata la mia recensione su Jumanji The Adventure, e spero che appunto nella stagione prossima, diciamo, facciano qualche modifica a livello dell'attrazione, la rendano migliore di quanto è adesso. Comunque, detto questo, ragazzi, vi ricordo che in questo ultimo periodo sono abbastanza in live su Twitch, trovate il link in descrizione. Vi ricordo che fra poco diventerò pure affiliato Amazon, appunto cercherò di diventare affiliato Amazon, quindi se volete accedere a sconti e così via, volete sostenere il canale, potete farlo, diciamo, tra poco, guardando giù nella descrizione, o almeno appena aprirò i vari canali, vi metterò già tutto in descrizione. Comunque mi trovate su Twitch, che lì faccio anche live dal vivo, porto giochi e così via. Quindi se volete venirmi a fare un saluto anche in live, potete farlo cliccando giù il link in descrizione. E per questo video è tutto, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!